Sono sempre le cesse che si lamentano dei tacchi e del make-up. È lo stesso discorso delle persone ignoranti e stupide. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, questo è un video che non avevo in programma di fare, però ho deciso di farlo comunque perché è un argomento di cui si parla molto in Giappone in questo momento. È una questione sociale che magari potrebbe interessare ad alcuni di voi. Prima di iniziare con il video vorrei chiedervi di lasciare un mi piace, così aiuterete questo canale a crescere. E poi volevo dirvi che ho cambiato la programmazione di questo canale. In questi orari, per almeno i prossimi mesi, troverete sempre un video, quindi mettetevi la sveglia, che così potete sempre venire a vedervi un mio nuovo video. Nel video di oggi voglio parlare della storia di Yumi Ishikawa, che ne ho sentito parlare proprio ieri da uno youtuber che mi piace molto, del quale vi lascerò anche il link in descrizione. Questa donna si è voluta ribellare contro una convenzione sociale secondo lei irragionevole e contro ciò ha fatto un tweet che ha sollevato un grande scalpore. Il tweet diceva queste parole: un giorno mi piacerebbe che non esistesse più la regola che impone alle donne di indossare scarpe con i tacchi al lavoro. Quando ho frequentato la scuola professionale avevo un lavoro part time in un hotel e sono rimasta lì a lavorare per un mese, ma i miei piedi non lo sopportavano perché dovevo indossare i tacchi. Ho dovuto licenziarmi e smettere anche di andare a scuola. Qualcuno mi può spiegare perché dovrei lavorare facendomi male ai piedi quando gli uomini possono indossare scarpe raso terra al lavoro? Il suo era un normale tweet di sfogo, come ce ne sono tanti. Non trovava giusto che le donne dovessero indossare delle scarpe che facevano male ai loro piedi mentre gli uomini no, e quindi voleva cambiare questa situazione. Probabilmente non si sarebbe mai aspettata di ricevere l'attenzione mediatica che ha ricevuto e anche il supporto di molte donne. Vi posso leggere qua adesso alcuni tweet che sono arrivati in risposta al suo. Sono completamente d'accordo con quello che hai detto. Molte aziende forzano le donne dipendenti ad indossare tacchi al lavoro. Oppure: il mio lavoro mi obbliga a stare in piedi per 10 ore al giorno in tacchi, danneggiando la mia schiena e le ginocchia. Così l'ho detto al mio capo, che mi ha risposto che lo fanno tutti. Ho ordinato allora un paio di scarpe col tacco della sua misura. Mi hanno licenziata e quando sono andata a dare la lettera di dimissioni ho frantumato i tacchi di fronte a tutti loro con un martello e me ne sono andata. Questo era un tweet molto forte, ma almeno vi siete fatti un'idea di come in alcuni posti in Giappone ci siano dei capi che obbligano le loro dipendenti femmine ad indossare i tacchi. Non riesco a capire come possa essere ok per certe persone imporre regole che danneggiano la sicurezza e la salute dei lavoratori. Che si tratti di hostess o di cameriere che devono portare cose calde, sicuramente sarebbero più al sicuro senza tacchi. E questo è vero, perché voi immaginatevi se andate in un aereo, la prima cosa che fate è mettervi delle ciabatte. Io ogni volta che cerco di camminare per l'aereo tipo cado da qualche parte, e ci sono queste hostess che devono servirti comunque da mangiare e da bere in tacchi, e mi sembra veramente assurdo. Successivamente a tutto ciò è stata anche introdotta una hashtag, la quale è Q2, proprio perché suona un pochino come scarpe doloroso. Le persone hanno quindi iniziato ad usare questa hashtag. Vi posso leggere qualche tweet. Le scarpe coi tacchi sono la moda, piacciono anche a me, ma l'essere obbligata a farlo al lavoro significa doverlo fare quasi tutti i giorni per 9-10 ore al giorno. Questo movimento non vuole eliminare le scarpe col tacco, ma vuole che sia tolto il diritto a poter obbligare i dipendenti ad indossarle. E sinceramente sono pienamente d'accordo con quello che è stato detto in questo tweet. Ve ne leggo ancora uno. Recentemente ho sentito parlare del movimento Q2, ma prima di ciò pensavo che le donne potessero indossare le scarpe coi tacchi senza farsi male. Era strano perché i miei piedi a volte sanguinavano. Pensavo che i miei piedi avessero una forma strana o che forse tutto ciò era dovuto al mio peso. Devo dire che leggere questo tweet mi ha fatto un po' di tristezza, perché comunque vedere una donna che si autocolpevolizza perché le scarpe col tacco che deve indossare al lavoro le fanno male è un po' triste. E secondo me è bello, perché questo movimento che è stato portato avanti da questa Yumi comunque ha fatto luce su questo problema, se ne è parlato e queste donne hanno capito che non sono sole. Infatti sono state anche condivise, sempre su Twitter e sempre con questa hashtag, anche delle foto dei loro piedi come questa. Ho fatto la commessa per 4 anni in tacchi. Questo movimento comunque devo dire che ha spinto a cambiare le cose, come è stato detto in questo tweet. È successo a una persona che conosco che, dopo aver sentito parlare del movimento Q2 in TV, è andata a chiedere al suo capo se potesse indossare scarpe più basse. C'è stata poi una seconda dipendente ed infine una terza. Hanno quindi deciso che le dipendenti possono indossare le scarpe che vogliono. Quindi capite, questo movimento ha veramente cambiato la vita di alcune persone.
E Yumi Ishikawa ha anche iniziato una petizione che pensate conta già più di 26.000 firme. L'obiettivo di questa petizione è che sia impedito l'obbligo di richiedere l'uso dei tacchi al lavoro. Lo scorso 5 giugno una politica ha ufficialmente richiesto al ministro della salute che cosa pensasse di questo movimento. E se pensate, questo è davvero significativo considerando che tutto ciò è iniziato da un semplice tweet di una singola persona. Il ministro tuttavia ha risposto che i tacchi potrebbero essere un requisito a seconda del lavoro. Tutto ciò ha creato un po' di malcontenti, ha fatto un po' incazzare delle persone, creando un vero e proprio scandalo in Giappone, ma soprattutto al di fuori del Giappone. Infatti io comunque per tutta la settimana ho continuato a leggere articoli che comunque diffamavano molto il governo giapponese e questo ministro. Come al solito però, quando vengono scritte queste news, mi fa molto arrabbiare perché prendono soltanto delle parti di questi discorsi, li decontestualizzano e poi fanno passare un messaggio che non è esattamente quello che intendesse quel ministro, e la gente finisce per focalizzarsi solo su una parte e non capisce l'intero discorso. E questo succede sempre per tantissime news, perché giusto per riuscire a fare un click, un like in più, tanta gente preferisce vendervi queste notizie in modo diverso da quello che realmente sono. La politica ha anche aggiunto che i tacchi non dovrebbero essere una cosa che le donne devono indossare, e successivamente il ministro ha chiarito che non sopporta la forzatura dei tacchi. In seguito c'è stato un meeting al governo in cui ha partecipato sia il ministro della salute che Yumi Ishikawa assieme a tante altre persone per parlare di questa questione. Il ministro durante questa sede ha sottolineato che le donne non dovrebbero indossare i tacchi se hanno ripercussioni sulla loro salute, anche se ha inoltre detto che sarebbe difficile per loro decidere quali lavori richiedono i tacchi e quali invece no. E c'è molto da discutere su cosa questo ministro, o comunque su cosa il governo giapponese, debba fare in merito a questa questione. Ci sono state comunque, devo dire, delle opinioni molto diverse su questo argomento. Ci sono state alcune persone che si sono trovate perfettamente d'accordo con Yumi, e ci sono state altre persone che invece sono state parzialmente d'accordo o completamente contro. Vi leggo questo tweet e poi ne parliamo. Una mia collega bellissima ha detto che Kutu è spazzatura, dicendo che sono sempre le cesse che si lamentano dei tacchi e del make-up. Quelle belle diventano più belle perché, partendo già da una bellezza di base, ci mettono impegno per migliorarsi fisicamente. È lo stesso discorso delle persone ignoranti e stupide. Non vogliono studiare seriamente perché pensano che tanto non ce la faranno mai. Quindi praticamente scelgono di fallire. Ovviamente questa non è una critica della quale sono d'accordo assolutamente, e non è nemmeno una critica costruttiva, però ho deciso di condividervela perché comunque ha ricevuto tantissimi retweet e like, e ci tenevo comunque a farvi vedere anche opinioni diverse che si sono state in merito a questa faccenda. Ve ne leggo ancora qualcuna. Sono contro l'obbligo alle donne di indossare i tacchi, ma non sono d'accordo con il fatto che questa sia una questione di sessismo. Anche gli uomini dopo tutto sono obbligati a indossare giacca e cravatta al lavoro. Questo devo dire che l'ho chiesto anche al mio amico a caso, e anche lui, appena gli ho parlato di questa faccenda, mi ha detto: sì, però anche gli uomini devono mettersi una cravatta. Secondo me non credo che sia proprio una questione di sessismo, però c'è da dire che la cravatta, ok, può essere fastidiosa, può essere noioso doversela fare tutti i giorni, però non è che ti danneggia poi la salute o che c'ha delle ripercussioni sul tuo collo. Mentre le scarpe coi tacchi, evidentemente, ho anche chiesto a varie ragazze, perché io non avendo mai indossato i tacchi non so esattamente quali ripercussioni possono avere, ma dicono che fanno male. Quindi comunque, cioè, non puoi mettermele sullo stesso piano, personalmente credo. Quando andavo agli eventi di moda a Tokyo eccetera, o anche tuttora quando vado, per esempio ho delle amiche che vengono vestite strabene, poi hanno le scarpe da ginnastica e si portano dietro la borsa con le scarpe. Quando arrivano all'entrata fanno il cambio di scarpe e poi vanno all'evento, e poi se le tolgono quando esco. Quindi devo dire, mettersi le scarpe col tacco immagino che sia abbastanza una tortura. In ogni caso, questa questione ha sollevato tanti pareri diversi, e ci sono state tante aziende che hanno detto: non è che siamo noi che richiediamo i tacchi, ma sono i clienti che le richiedono. Comunque questo non è un problema che riguarda solo il Giappone. Infatti, per esempio, anche al Festival di Cannes sono state rifiutate delle donne che non indossavano i tacchi. Poi c'è stata un inglese che ha fatto una petizione simile perché è stata licenziata al lavoro perché si era rifiutata di indossare i tacchi. Nelle Filippine pensate che hanno recentemente bandito l'obbligo dell'uso dei tacchi al lavoro. Quindi, come potete vedere, cose simili succedono un po' in tutto il mondo. In fin dei conti, cosa è considerato appropriato e cosa non lo è,
è una questione culturale legata alle tradizioni e ai costumi, e tutto ciò è soggetto a un continuo cambiamento. Basta pensare anche alla storia dei costumi da bagno. Anni fa una che andava in giro così era considerata una scostumata. Se invece andiamo adesso in spiaggia, vediamo di quei costumi che, diciamo, lasciano molto più intravedere. Quindi potete capire come tutto è soggetto a cambiamento. E contrariamente a quello che viene detto spesso sui media, magari stranieri, il governo giapponese non supporta l'obbligo delle donne a indossare i tacchi al lavoro e ha riconosciuto che tutto ciò è un problema ed esiste. Vabbè ragazzi, scusate se questo era un video magari un pochino troppo serio magari per questo canale, però sono davvero curioso di sapere cosa ne pensate voi al riguardo. Se siete delle ragazze che indossano tacchi, fatemi sapere se anche voi vi provoca tutti questi disagi. Se avete degli argomenti di cui volete che tratto in futuro, e ditemelo che ne parlerò. Grazie sempre per seguire i miei video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Se non vi siete ancora iscritti al mio altro canale, andate qui e qua vi lascio la playlist con gli ultimi video usciti là, così potete recuperarveli tutti. Un abbraccione, ciao a tutti!